Sindaco di Favara, una protesta stamani in atto presso la prefettura dei lavoratori del comune perché vogliono la stabilizzazione, considerando che tutto è pagato dalla regione. Ecco, perché questo ritardo, che risposta dare? Allora, innanzitutto ci sono delle fasi propedeutiche importanti, tra cui l'approvazione dei bilanci a cui già abbiamo provveduto e altri ancora dovranno essere approvati, ma non è questo il punto. In un tavolo di concertazione con tutte le sigle sindacali, con un tavolo permanente istituito, il mio dubbio oggi, perché il sit-in parte da Piazza Cavour, è perché oggi questa manifestazione, proprio perché abbiamo pubblicato già presso l'Albo Pretorio un atto di indirizzo politico che parla appunto di stabilizzazione. Qualcosa o non mi è chiaro a me o non è chiaro ai precari, perché in un percorso, in un iter già avviato, non capisco perché questa strumentalizzazione politica, ma siamo in campagna elettorale, quindi cercheranno sicuramente qualche figliuolo politico che le adotti. Io, da parte mia, mettendo tutte le carte in regola, ho sempre dichiarato che non ho nessuna velleità a ricandidarmi, perché non ci sono affatto le condizioni in una comunità che versa veramente in uno stato di emergenza, ma in più stiamo mettendo in ordine tutti gli atti in modo tale da dare al mio successore di avere tutti gli strumenti, qualora io non riuscissi, per poter stabilizzare nel primo tempo utile. La situazione dei rifiuti è altrettanto allarmante a Favara, no? Sì, in questo momento noi da 2 giorni che abbiamo attivato una procedura straordinaria, un 191, le imprese rischiano gravemente, così come anche i netturbini che hanno impedito l'espletamento del servizio. In questo momento si sta tenendo una riunione presso la sala giunta con gli assessori delegati per cercare di risolvere, di dirimere la situazione, perché è inammissibile che si possa tenere in ostaggio una comunità e addirittura permettersi di chiudere delle strade. Saremmo convocati per le 12:30 dal prefetto e io mi auguro che l'autorità e lo Stato siano fortemente presenti in questa azione, perché è veramente inconcepibile quello che avviene nella mia comunità. Sindaco, su questa proposta di una nuova società che lei vorrebbe creare, che gestirà tutti i servizi del comune di Favara, ci sono molte perplessità sulle finalità. Cosa ha da dire? Sulle perplessità ci sta nel gioco dei ruoli, assolutamente. Io mi baso soltanto su alcuni elementi. In questo momento noi abbiamo un servizio che ci costa 7 milioni di euro, che è assolutamente deficitario, un servizio che va a singhiozzo, una Favara che è sempre continuamente sporca, con scioperi a cadenza di 15 giorni. Quindi qual è la soluzione? Se non cambiare rotta attraverso un percorso di tipo diverso. E la municipalizzata, a mio modesto avviso, ma assolutamente possono essere opinioni contrastanti anche da parte del parterre politico, attendo le alternative che hanno da proporre gli altri.